tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video, primo video del 2018 e quindi ne approfitto per farvi gli auguri. Dopo la breve pausa che mi sono presa per il periodo natalizio sono tornata con un video haul, vabbè, un video haul diciamo che è relativo perché questo è il video dei miei regali di Natale. So di essere un pochino in ritardo, ma vabbè dai, perdonatemi, spero che possano piacervi comunque. Io non vedevo l'ora di farvi vedere cos'è che ho ricevuto perché quest'anno, come ogni Natale, i miei regali sono stati abbondantissimi e super graditissimi e voglio proprio farveli vedere perché sì, sono veramente stati dei fantastici e bellissimi regali. In realtà avrei anche altre cose da mostrarvi, cose che mi sono arrivate, cose che in questo periodo ho comprato, però lo farò in un altro video, quindi aspettatevi un altro video la prossima settimana o quella dopo ancora, insomma, a breve, perché sì, questi sono i miei regali di Natale, ma ci sono tante altre cose che mi hanno sommersa in questo periodo e anche qui non vedo l'ora di farvele vedere. Ok, chiusa questa parentesi, direi di incominciare con i regali di Natale perché non vorrei dilungarmi troppo e quindi incominciamo con i regali di Natale. Inizio col farvi vedere un regalo che mi è arrivato da una ragazza, da una di voi, che si chiama Alice, che appunto voleva inviarmi qualcosina. Io ogni volta che qualcuno mi scrive "ti posso inviare qualcosa?" rispondo "no, non ti preoccupare, non serve, non serve", però lei ha insistito e quindi ho accettato, alla fine ho accettato e ragazzi mi ha inviato delle cose bellissime. Per chi mi segue su Instagram sicuramente le ha già viste, io vi lascio sempre Instagram qui sotto e vi invito a seguirmi perché sono molto attiva su quel social, quindi vabbè. In ogni caso mi ha mandato queste cosine meravigliose e inaspettate, grazie mille, io veramente continuo a ringraziarti, è una cosa che mi imbarazza molto perché sì, insomma, è una cosa strana, ma vabbè, grazie mille, ora ve le faccio vedere. Nel pacchetto che mi aveva inviato c'era questo qui, un astuccio slash beauty slash quel che volete, porta cose. Io l'ho utilizzato per metterci i miei trucchi quando sono andata in viaggio per Capodanno ed è un astuccio, un portaoggetti di Hogwarts. Infatti se vedete qui c'è il simbolo di Hogwarts ed è fantastico perché io sono una fan, una grandissima fan della trama a righine e quindi quando l'ho visto ho detto Harry Potter, righine è l'astuccio della mia vita, quindi oh mio Dio, grazie mille Alice, è veramente stata molto carino. Ma non è finita qui, oltre a quell'astuccio c'erano questi calzini di Grifondoro su sfondo grigio e con appunto il simbolo di Grifondoro che ha preso esattamente il mio numero, io non so come hai fatto, però vabbè, fantastico. C'era questa bacchetta penna che io non avevo mai visto e che veramente non vedo l'ora di provare, non l'ho tolta ancora dalla scatola per farvela vedere, ma non vedo l'ora di provare, chissà se sarà comoda o scomoda, ma in ogni caso mi sentirò un mago. C'era poi questa Mystery Mini di Harry Potter con dentro Piton, che se riesco ve lo faccio vedere. Con dentro Piton è fantastico, io non avevo mai avuto, mai preso, mai comprato una Mystery Mini. Quando ho visto come sono fatti i personaggi me ne sono completamente innamorata, quindi aspettate di vederne altre perché già ho deciso di comprarle praticamente di tutto ciò che amo e ammiro e quindi vabbè, insomma, Piton. E poi un piccolo libro che io avevo già letto ma apprezzo comunque tantissimo soprattutto per la dedica, c'è scritto vabbè Natale 2017, un piccolo pensiero per chi come me apprezza ogni genere di lettura e sa cogliere bellezza e sensazioni in ogni libro. Continua così, un bacio Alice, a parte la tua scrittura che è magnifica, io... grazie. Grazie veramente. E andiamo avanti con gli altri regali. Vi parlo prima delle cose che non ho qui materialmente, ma ora vi spiego. La prima cosa è il CD di Ed Sheeran Plus. Cioè, non so se realmente si chiami Plus, però io l'ho sempre chiamato Plus. Vabbè, ho tutti i suoi CD, mi mancava questo. Io non ce l'ho fisicamente perché è nella mia macchina, visto che i CD li posso ascoltare solo in macchina. E non avevo pensato che devo fare questo video, quindi non l'avevo ripreso, cioè non l'ho ripreso dalla macchina per mostrarlo. Vabbè, in ogni caso la foto è esplicativa ed è questo qui. Poi c'era un altro regalo che non vi posso mostrare per forza di cose, che è stato il viaggio di Capodanno a Torino. A Torino sono stata per 3 giorni, il 31, l'1 e il 2, e anzi dato che ci sono ringrazio una ragazza carinissima che si chiama Sofia, che mi è venuta a trovare alla stazione. Purtroppo Sofia ti sei dovuta sorbire me che ero distrutta e Giovanni altrettanto, ma grazie mille perché sei stata veramente dolcissima a venire fino alla stazione per salutarmi, vabbè, grazie. E niente, a parte questi due regali che non potevo farvi vedere, continuo con il resto. Prendo le cose randomicamente perché le ho sparse un po' a caso senza un ordine preciso, quindi così. La prima che vi faccio vedere è una felpa, che in tantissimi mi avete chiesto dove l'ho presa quando l'avete vista su Instagram, ed è questa felpa qui. Ok, adesso la fotocamera sparaflescerà tutto, però
è questa felpa qui di Stranger Things con trama natalizia, ma in realtà neanche tanto, cioè sì, è trama natalizia perché è fatta come un maglione natalizio, però neanche tanto perché alla fine uno potrebbe imbastirla e dire, che ne so, che le lucine sono perché nel film ci sono le lucine, no vabbè, insomma, qualcosa del genere. In ogni caso io l'adoro e continuo a metterla anche ora che Natale è finito, perché mi piace tantissimo, perché adoro Stranger Things e perché boh, mi piaceva veramente tanto, infatti è stato un regalo super super gradito. E vabbè, dato che ci sono, vi faccio vedere una cosa che con i libri e con il mio canale non c'entra poi molto, però vabbè, ve la mostro perché per completezza. È questo pigiama qui morbido morbido di The Zenith che adoro e adoro. Passiamo poi a un Funko Pop e ditemi se non è la cosa più bella del mondo. Questo Funko Pop è fatto benissimo e rappresenta il molliccio vestito da Piton slash nonna di Neville ed è una cosa meravigliosa. È abbastanza pesante ed abbastanza alto, ma ragazzi è bellissimo. Questo appena l'ho visto l'ho desiderato con tutta me stessa perché vabbè, cioè nel senso io non credo che ci siano parole per descriverlo. È meraviglioso e non so se si trova ancora, ma prima si trovava sul sito di Amp. Se c'è ancora vi lascio il link qui sotto in caso qualcuno di voi volesse andare ad acquistarlo perché, boh, secondo me vale la pena. Ma è meraviglioso, è una limited edition per non so quale fiera di New York, credo, ma vabbè, in ogni caso... Ho ricevuto poi con mia grande gioia Gaudio e finalmente questi due peluche che si trovano al Disney Store e che si chiamano Ufufi. Ufufi? Ufufi, non ne ho la più pallida idea di come si pronunci, però in ogni caso sono quei peluche morbidosi e profumosi. Ognuno ha un sapore diverso, almeno questi due hanno un sapore, vabbè, un odore diverso. Questo profuma di boccioli di mele e questo di rosa. Io adoro tutti e due. Stitch, vabbè, Stitch è uno dei miei personaggi Disney preferiti. E la bestia mi è stata regalata con quel fogliettino che avete visto tutti su Instagram, che è praticamente un messaggino molto molto dolce del mio ragazzo. E quindi vabbè, io non posso che non amare questo peluche. Libri e graphic novel e poi abbiamo finito. Allora, vi mostro un libro che in realtà ho comprato un po' prima di Natale, cioè che mi è stato regalato un po' prima di Natale, ma vale comunque come regalo di Natale, che è 4321 o 4321 di Paul Auster, che è un mattone veramente. Era un libro che mi interessava molto, una trama molto particolare, io non so neanche riassumervela, parla praticamente delle quattro vite di questo personaggio, come dire cosa sarebbe successo se più o meno, no? E mi sembra molto interessante, ma è veramente un malloppo, un mattonozzo che non vedo l'ora di iniziare, ma che devo cominciare con i guanti, perché se poi mi prende mentre sto facendo gli esami, mentre sto studiando per gli esami, è un macello, quindi per il momento l'ho accantonato lì e aspetto il momento propizio. Le nostre anime di notte di Kent Aruf. A questo libro facevo il filo da secoli, saranno almeno 4 mesi che quando lo vedo sono lì che dico sì, ora lo compro, sì, ora lo compro, sì, lo compro, però non l'ho mai preso perché il prezzo era un po' proibitivo, costa 17€ e insomma saranno 100 pagine, no, 165 pagine per 17€ di libro, insomma, è tipo troppo. Però vabbè, in ogni caso mi è stato regalato per Natale ed è stato graditissimo perché veramente lo volevo da tempo, tanto che non ho neanche visto il film su Netflix perché volevo prima leggermi il libro. Mi hanno detto che in realtà non è tutto questo granché, però boh, io lo volevo. Così come volevo l'ultimo libro uscito di Mattia Malzieu, che è Vampiro in pigiama, in realtà è uscito ormai da tempo, se non sbaglio, almeno un annetto, non so, non sono sicura, in ogni caso da parecchio, non è uscito ieri, ed è un libro di cui non so nulla, non conosco la trama, non me la sono spoilerata, però è Mattia Malzieu. E Mattia Malzieu per me è tipo, un qualcosa che venero, io adoro Mattia Malzieu, adoro il suo modo di scrivere, adoro il suo modo di parlare, il modo in cui costruisce le storie, quindi non ci ho pensato due volte a dire voglio questo libro per Natale, perché sì. Philip K. Dick, La svastica sul sole. Questo libro attualmente lo sto leggendo, sono a pagina 101, mi sta piacendo molto ed è un libro molto particolare, diciamo che è un fantasy distopico che parla di un ipotetico futuro in cui la seconda guerra mondiale è vinta non dall'America e dai suoi stati alleati, bensì dall'asse, quindi dalla Germania, dal Giappone e dall'Italia. È un libro particolare, mi è stato regalato da un mio amico perché durante la nostra conversazione è uscito fuori questo autore ed io sostenevo, come in realtà era, che non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Lui innamoratissimo di questo autore, amante del genere, amante dei suoi libri,
mi ha consigliato di leggerli, alla fine per Natale me l'ha regalato e sono molto felice, e appunto lo sto leggendo, lo finirò a breve, sicuramente ve ne parlerò. Graphic novel, allora, di graphic novel me ne sono arrivate tre, però evito di raccontarvi la storia buffa, curiosa che c'è dietro, perché magari non è il caso, però vabbè, sono queste tre graphic novel che sono Il cadavere e il sofà, L'uomo montagna e Nottetempo, tutte e tre edite dalla Tunue, e vabbè, insomma, diciamo che il mio ragazzo ha voluto farmi un grande, bellissimo e un po' antipatico scherzo, quindi vabbè, io apprezzo molto, ma queste sono le tre graphic novel che mi sono arrivate e che probabilmente, di cui probabilmente sentirete parlare in un futuro video che già sto progettando. Ok, credo di avervi fatto vedere tutto, sono 18 minuti e 44 che parlo, sicuramente vabbè ci saranno tagli eccetera eccetera, spero di non avervi annoiato troppo e anzi sarei curiosa di sapere quali sono stati i vostri regali di Natale, quindi magari qui sotto scrivetemelo e fatemelo sapere. E niente, io vi mando un bacione enorme, vi auguro ancora un buon 2018 anche se in ritardo, ma va benissimo, vi mando quindi un altro bacione enorme, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!